Mister, al di là del risultato c'è qualche buona indicazione per questa squadra, però resta comunque la sensazione che sia davvero ancora un cantiere aperto questa Fidalis. Sì, come tutte le partite lasciano sensazioni positive, che ci sono state sicuramente, ma altrettanto anche quelle ancora da migliorare, quindi subiamo ancora troppe situazioni di fase di non possesso e quindi su questo sicuramente è una situazione dove bisogna lavorare, quindi troppo facile forse a volte per gli altri andare in porta. Cosa resta invece dopo questo ritiro di San Giovanni Rotondo? C'è stato tempo comunque di conoscere almeno i nuovi arrivi, però ripeto, sembra esserci ancora la necessità di continuare ad operare sul mercato. Ma questo sicuramente lo sappiamo da tempo, non è che lo scopriamo oggi in questa amichevole. Ogni amichevole sicuramente ci lascia, come ho detto, qualcosa su cui lavorare. Miglioramenti li abbiamo visti anche nel primo tempo, dove sicuramente non abbiamo creato molto, però sicuramente abbiamo avuto il dominio del gioco. Nel secondo tempo, quando poi i ritmi scendono e le sostituzioni vanno a colmare quello che è l'andamento della partita, sicuramente bisogna rimanere in partita e rimanere compatti. A volte subiamo troppe situazioni per nostri errori ancora in questo momento, quindi dobbiamo lavorare ancora, ma sicuramente nell'attesa che arrivi sicuramente qualche elemento. Questa settimana in più dell'inizio del campionato può essere utile per questa Fidelis a completare un po' il quadro e ad amalgamarsi al meglio. Credo che sì, sia il caso per parecchie società in questo momento, con un mercato ancora aperto, con una situazione non sempre lucida sotto l'aspetto di mercato, quindi l'aver rinviato per quanto ci riguarda sicuramente ci dà possibilità di lavorare ancora perché dobbiamo migliorare molto e quindi prendiamo con aspetto positivo questo rinvio, cosa che sicuramente non è piacevole per quello per cui è arrivato, quindi, però per noi sicuramente ci dà la possibilità di lavorare ancora.